Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Continuiamo con Paper Mario e il portale millenario. Eravamo arrivati all'interno della quercia e finalmente avevamo fatto la conoscenza di tutti i vari fufini e abbiamo scoperto che la sorella di sto schifido qua che abbiamo con noi è stata rapita insieme ad altri. Quindi non ci tocca che andare a indagare e vedere che fine hanno fatto. Solo capire come sono girato un attimo, centriamoci, 2 secondi, ok. Allora, nel frattempo abbiamo trovato Madame Spirou. Madame Spirou e... Dio, cos'è sta roba? 9. Sicuramente dovremmo portare altri 9 fufini lì in mezzo. E vediamo un po' cosa dobbiamo fare qua. Più avanti? No, veramente? E come si fa qua? Va bene, e non è così che dobbiamo fare. Probabilmente ci sarà un altro personaggio che... dove ci sono quelle piastrelle, ci darà modo di... È tenuto il Gigagurt. Ingigantisce un personaggio e ne aumenta la potenza. Figata. Io c'ho ancora... Scusatemi, sembra... che spernacchio ogni volta che tiro una mazzata. E tu vuoi combattere? E vieni, va. E dai, cosa ha fatto sta roba? Magia triplicato le monete. Ma quanto dura sta cosa? È una figata. Allora ragazzi, fatemi fare una cosa, abbiate pazienza, ma... la tessera imitazione si può togliere. Si va a togliere. Ti va, rimuovi. Ok, così l'ho rimossa. Perfetto. E... un attacco, punti. Ok. E cosa facciamo? Continuiamo a salire qua. Andiamo a salire in cima alla quercia. Nel frattempo non mi sembra di aver visto altri strappi da qualche parte. Ma aspetta un attimo, se faccio così... faccio così e li intontisco. E nel frattempo abbiamo fatto anche un nuovo livello, perché no? Cosa facciamo ragazzi? Punti fiore... vita, punti fiore, dai. Hanno detto forse l'altra volta che c'erano i punti fiore, perché così potevamo fare più tecniche speciali. E abbiamo capito, dai, possiamo andare. Forza. Allora, boh, qua stiamo continuando a salire. E qua ci sono dei fufini. Sei tu, matriarca? Oh, fufo, tesoro mio, stai bene? Ma piuttosto, cosa ci fai qui? Sono venuto a salvarti. Noi siamo venuti a salvarti perché tu non fai niente. Oh, davvero, che dolce fufino. Prima di me però devi salvare gli altri. Anche gli altri sono qui? Eh sì, fratellino. Ci hanno presi e ci hanno buttati qua. Andrea che sta parlando se ne sbatte altamente. Fulvia, sono tutti qua. È venuto a salvarci? Esattamente, ho portato come degli alleati sterrito. Facciamo uscire subito, serve, ci serve giusto un attimino. Ok, ma fa attenzione. Ma ricerchiamo le chiavi delle gabbie.
praticamente, a parte il fatto che potrebbero passare tranquillamente da qua, diciamoci la verità. Ad ogni modo, qua non c'è niente. Possiamo soffiare via i fuffini, no? Possiamo parlare con lei. Come hai fatto a entrare qui? Sei così grosso. I mortacci tua. Andiamo di qua, parliamo alla matriarca da qua dentro. Giorno matriarca, c'è qualcosa qua di interessante? Niente. Penso anche te, baffetto, ti andava semplicemente di stare chiuso in cella insieme a me. Piacerebbe. Ti piacerebbe. Ho visto qualcosa di strano. Ok, di qua non c'è nulla. Qua continuiamo. Ok, allora. Ok, dovevamo andare di qua. E vediamo un po' di qua cosa c'è. Ah, c'è uno di sti infamoni. Uffa, non riusciremo mai a prendere la gemma stella. E anche i fufini che abbiamo rapito ne sanno niente. Uffa, mi ritrovo in mano questa stupida chiave della cella, ma non c'è niente da fare. Se provo a chiudere gli occhi mi addormento in piedi. Oh, tozzone. Ci ha rubato la chiave sta zottona qua. Ehi, ci si rivede gattino. La conosci Mariuccio? Ti posso lasciarti solo un attimo che ti fai rubare il cuore da qualcun altro. Ho avuto una soffiata. Il tronco della grande quercia c'erava delle tessere preziosissime. Ok. Addio micetto, spero di vederti presto. Ma cosa? Che vuole? Oh là là, che taupina audace. Mario, sei un adulatore. Non posso fidarmi di te. Ma chi te vuole? Ah, dimenticavo, la gemma stella che cercate è sottoterra, sotto la grande quercia. Non fatevela soffiare, dovete arrivarci prima di loro. Buona fortuna, dolce gattone. Oh là là, mi sento morire di gelosia. Mario, il tuo fascino colpisce ancora. Ma siete dei cessi ambulanti, ma cosa volete? Chi siete? Che volete? Ah, voi siete quelli che mi hanno sconfitto poco fa. Venite a darmi la rivincita. Fatevi avanti. Una battaglia dal quale non si può sfuggire, immagino. È uno sfigato questo, dai. Che dovremmo fare con questo qua? Solo tre? Non mi ricordo più, ma questo qua ha dato solo tre colpi. Lui è una folata questo, eh? Aspetta, arriviamo al massimo. Dai! Non ho neanche stordito? A cosa serve la folata allora? X? Non ci prova mai più che io schiaffi. Per la griglia con sto martello sa che andrà culo. E infatti, ma perché era una lotta da cui non si poteva sfuggire? Era un demente questo. La chiave! Chiave che però apre la gabbia rossa. Che è la gabbia della matriarca. Può aprire qua. Non si può fare niente. Sto forziere veramente non si può fare nulla. E allora andiamo. Qua cosa c'è? Allora, andiamo a vedere. C'è la rossa, è questa. E va bene. Noi abbiamo liberato la matriarca. Signora Fufina, venga qua. Fufino, siediti. Perché? Cosa ho fatto ora? Non sono venuti a salvarti. Cos'hai da fufignare? Prima ascolta e poi parla. Figno che non sei altro. Dove sei andato? Hai lasciato tua sorella qui da sola, dov'era? Lo giuro, io sono andato solo a cercare aiuto. Ho detto di non fufignare. Ascolta fino alla fine cosa ti sto dicendo, poi parla. Così le cose non vanno, ragazzo mio. Vuoi rimanere un fufino irresponsabile? Ma che palle questa, ma potevamo lasciarla lì dentro? Futuro cammina dritto. Quando sarai grande, beh, stai ascoltando? Non ne frega niente a nessuno. Un'ora dopo. Ma tu sei fuori.
Siamo intesi, fai il bravo fufino e non fufinare. Sì, sì, ho capito. Basta dire sì una volta. Ma tu cosa ci fai qui? L'ho detto. Sono venuto a salvarvi. Però l'ho trovato solo la chiave per aprire la tua gabbia. Davvero, quando me lo dici? Su, allora fammi uscire. Fa freddo qua dentro, mi fanno male i reni. Ma vai a cagare, va. Allora se n'è andata. È sempre la solita. Mario è... Mario nel frattempo dorme. Sono un po' di pazienza, presto sarò da te. Ti aspetto, fratellino. Dobbiamo trovare la chiave blu. Andiamo giù a chiedere alla matriarca se sa qualcosa, sperando che la risposta sia concisa. Speriamo che non rompa le palle per un'altra ora, perché se non ce la possiamo fare. Quindi adesso devo rifarmi tutto quanto il tragitto per andare giù. Però secondo me dobbiamo andare in... in quel pezzo dove c'era il pavimento che si muove. Quasi sicuramente. Quindi o dovremmo trovare un'abilità. Ma non lo so. Allora, qua sicuramente si tratta di fufine. Dovremmo averne almeno 10 per poter far partire quell'affare lì. Credo, non lo so. Mi viene da pensare quello. Tempo facciamo così. Nel frattempo salviamo anche, che non si sa mai. Dove era sto coso? Qua sopra. Uffo. Sarò sincero, non credevo che sareste riuscito a salvare la matriarca. Te l'avevo detto. Non fraintendermi, non ho detto che credo ciecamente in te e nemmeno nel tuo amico con i baffi. Giovanna, trompi palle. Io non metterei sicuro tutti gli altri, io non ti aiuterò. Fignardo! Come fai a pronunciare i semi confinieri? Adesso ci sono messi anche quei piccador che vogliono cacciarci al nostro albero. Fini, ora più che mai dobbiamo rimanere uniti e affrontarli. Riesci a capirlo o no? Cosa i piccador? Gli invasori hanno unito le loro forze? Allora forse la chiave blu ce l'hanno loro. Furio? Uffo, ora basta, dovete aiutare il baffone. Scusa, come hai detto di chiamarti? Marzio. Mario Matriarca, si chiama Mario. Ecco, tu e Mario salvate tutti gli altri e poi cacciate quei delinquenti da qui. Capito come vuoi tu. Veramente anche io ero preoccupato per Fulvia. Se saremo insieme andrà tutto bene. Siete d'accordo, Fufini? Bene, in marcia, soldatino. Ok, forse si sono uniti 10 fufini, ora in tutto ne hai 11. Quindi posso fare una domandina? Ma cosa vuole qui? Noi cerchiamo una pietra che si chiama Gemma Stella. Stella come me, sai dov'è? La Gemma Stella, mi dici? C'è una gemma di un colore particolare che si trova sotto la grande quercia. Tramando di generazione in generazione fra i membri della famiglia dei fufini. La proteggiamo dagli spiriti maligni per donarla un giorno a un puro di cuore. Sarà la gemma che cercate? Marzio, sento che hai un cuore puro, quindi la gemma dello strano colore è tua. Credo che la pietra che cerchi possa aiutare a riprendere il controllo della nostra quercia. Insomma, hai capito, la gemma stella si trova sotto la grande quercia. Vabbè, abbiamo capito, dai, forza. Ah, dimenticavo di dirvi la cosa più importante. Se volete la gemma stella, prima dovete salvare gli altri fufini imprigionati. Vabbè, questo lo immaginavamo. I fufini non sono uniti in un solo gruppo, la gemma stella non si può spostare. Portatela con voi. E la sfera fufi ha il potere di riunire tutti i fufini davanti a sé. Ok, quindi cosa dovete fare questa roba? Potete incastonarla su uno degli altari che incontrerete nel cammino. Ricordatevi di riprenderla dopo averlo usato, altrimenti i fufini resteranno bloccati davanti all'altare a fissare la sfera. Ok, va bene. Ok, possiamo andare? Prima andiamo a salvare gli altri fufini, meglio è. Adesso peso.
puntate, ma ultimamente sono un po' smemorata. Dunque, se mentre andate a prendere la gemma stella, vi perdete i fuffini, venite qui da me. Penserò io a dargli un paio di fuffinate e rimetterli in riga, è chiaro? Ok, va bene. Sto lì, possiamo andare? Allora, io... Ok. Si è abbassato questo e abbiamo trovato un altro tubo. Ok, dai. Abbiamo ripreso i fuffini, possiamo andare... fatemi vedere. Era di qua la... il pavimento che si sollevava. Ridagli. Ma allora, se io qui faccio... pacco. Allora, se io metto sta roba qua... fini si riuniscono qui, ma non succede nulla. Abbiamo aperto la porta lì, ho ripreso la sfera, state lì e fuffini. Che figa, però adesso come faccio a farli venire in qua? Tipo, se io gli soffio con lei. Pessima mossa. Sono lì. Sono lì. Devi volare tutti là. No, vabbè, che figata. Dai, vai, vai. Signor Fuffini, andate. Di caso. Ok, serviva soltanto per farli stare lì, non farli, non farmi sclerare troppo, perderli. Va bene, ok, siamo arrivati fin qua, no? Ai sotterranei uno. Porca vacca, mi è arrivato dall'alto e non l'aspettavo. Maledetta. Ok, allora. Allora, ve lo dico perché ovviamente voi ve lo siete perso durante il combattimento, con l'ultimo combattimento mi è successa una cosa strana, ovvero che la magia che abbiamo fatto con gli altri tizi, no, andiamo anche a vedere cosa c'è di qua. La magia che avevo fatto, per cui avevo pagato, quella che mi triplicava le monete, si è materializzata anche durante il combattimento e mi ha... Dove sono finito? Dove sto andando? Cosa sto facendo? Ah, ho capito. Si è materializzata anche durante il combattimento e mi ha dato più 3 di attacco, quindi è una cosa abbastanza figa questa. Allora, abbiamo preso un sole custode che... ricordiamo, porca di quella vacca. Ok, allora, sempre i fuffini ne abbiamo ripresi un po', si erano un po' persi, poverini, porca zozza. Allora, dicevamo, scendiamo giù e vediamo, andiamo a finire. Ho perso un po' di cespugli, magari c'era qualcosa di interessante qua dietro. Le piante le abbiamo prese tutte, maledetti. Io quei fuffini lì praticamente me li devo riportare dietro. Ho la chiave blu. Guarda, quello è un picchiatore, avevo ragione, hanno loro la chiave della cella blu. Nell'antichità noi fuffini non siamo mai d'accordo con loro e spesso litighiamo. Ora sappiamo che si sono alleati con quei tipi per cacciarci dalla quercia. Andavo d'accordo con Picarletto, lui fa parte di Picador. Picarletto che conoscevo adesso si nasconderebbe da qualche parte per non combattere. Chissà se adesso anche lui è un mio amico. Cioè, c'è una... Porca, andiamo un attimo a vedere di qua che c'è.
riusciamo a riprenderci sta chiave. Dannato. C'è il picador. Una banda di 10 picador. Diamo via le lezioni. Andiamo, Mario. Ok, Mario. C'è il culo. Tipo così devo dare una lezione. Cosa devo fare? No, c'è uno sconfitto. Torniamo indietro e proviamo di nuovo. No, bisogna proprio combatterli. Abbiamo ritrovato la nostra troupe. E che palle, devo andare a riprendere tutti quanti, no? Perché mi si sono persi i fucili. Che palle. Ma sono tornati i nemici? No, perfetto. Eccoli qua dove erano. E i fufini? Ja, siamo a 10, dove l'undicesimo? Ne abbiamo perso uno, abbiamo perso. Sicuramente sarà qua sopra. Vediamo un po'. Allora, state un attimo fermi qua, va. Fufi. Cos'è questo posto? Con un lampo blitz. Abbiamo perso un'altra sole custode. Abbiamo preso un'altra sole custode. Ah ragazzi, c'era un fufino qua da qualche parte. Chissà che fine ha fatto. Non è tornato su. Molto probabile che sia tornato su. Vediamo un po'. Signora matriarca, lei per caso ha qui un fufino? Chiamo i fufini. Siamo. Ma perché? I fufini sotto i baffi. Prendi in giro un'anziana signora. Dovevi vedermi 10 anni fa. Avresti fatto la coda dietro migliaia di pretendenti. La giovane era soffice come una seta, bella come il sogno, intelligente e sensuale. Ah, mi ricordo che un giorno un ragazzo mi disse che mai aveva visto una rara beltà. Mi sovviene anche di una volta che un giovane ricco di prestante si dichiarò e... Oh, ti prego, 2 ore dopo. Ma perché non mi faccio gli affari miei? Così gli anni passarono e mi ritrovai qui la grande guida dei fufini. Questa è tutta la storia, anche tu marcio in gamba. Bene, ok, chiama i fufini, va? Ho capito, aspetta un attimo. Ok, ci sono tutti? Ok, va bene. Allora ragazzi, salviamo e ci vediamo la prossima volta. Andiamo a vedere di recuperare la chiave blu. Come sempre vi ringrazio per essere rimasti con noi. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti e grazie.